Mercoledì 12 settembre alle ore 18 la cooperativa sociale Prisma del gruppo GESCO e il comune di Anacapri hanno presentato nei pressi di piazza Edwin Cerio Spazzolino, il primo nido d'infanzia del comune di Anacapri e dell'isola di Capri, per bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Sono intervenuti il sindaco di Anacapri Francesco Cerrotta, il consigliere delegato alle politiche sociali Costanzo Federico e il presidente di Prisma e vicepresidente di GESCO Michele De Angelis. Il nido potrà ospitare fino a 24 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni del comune di Anacapri che, con la collaborazione di Prisma e del gruppo di imprese sociali GESCO, sostiene l'iniziativa per garantire ai bambini e ai loro genitori un servizio educativo di qualità. Benvenuti a tutti, benvenuti a tutti gli amici, alle autorità presenti e a tutti coloro che con noi questa sera vogliono festeggiare l'apertura di questa struttura. Che benedico proprio perché è un segno tangibile per dei bambini sentirsi in qualche maniera occupati e per le giovani famiglie essere anche sostenuti concretamente con un'iniziativa che gli va incontro. È questo che benedico, sperando che questo rimanga nella memoria dei bambini, il senso del ringraziamento per quello che si è ricevuto. Oggi inauguriamo un nido che è stato pensato come un luogo per crescere, cioè un luogo di vita, un luogo dai contorni coerenti, nei quali i bambini avranno modo di fare delle esperienze significative, trovando ognuno il proprio ritmo e le occasioni di attività e di relazione con gli altri bambini e con gli adulti del nido, un luogo per crescere, che diventerà un mezzo per la realizzazione dell'identità e dell'indipendenza di ogni bambino. Un altro ringraziamento va a tutti i miei colleghi perché qua dentro ci sono 200.000 euro di investimento della mia cooperativa, di Prisma. Va al mio consorzio, di cui sono onorato di far parte, va a ognuno di loro che ha contribuito a questa progettazione, va a Giovanni Fumagalli, a Lorenzo per la collaborazione che ci hanno messo, per l'amore che ci hanno messo, perché credo che le nostre compagne a un certo punto hanno cominciato a pensare che avessimo una relazione con Giovanni per tutte le volte che ci siamo sentiti per definire il minimo dettaglio in questa struttura. Un altro ringraziamento a Lino, a Edella Tellana, che è la cooperativa che ha ristrutturato. Questo per me è un altro segno delle cose in cui crede il movimento cooperativo. Non è un caso che l'abbia fatto Edella Tellana, lavorando anche ieri fino a tardi, negli ultimi giorni. Io credo al valore del fare in cooperativa, del fare in cooperazione. Questo è possibile solo se trovi per bene persone per bene in grado di collaborare e di cooperare. Invece io vi volevo appunto dare il benvenuto nell'asilo nido. Un benvenuto perché oggi per noi è una giornata particolare, come tutti quanti vi hanno fatto capire, perché appunto, come diceva Costanzo, oggi la politica, io dico le amministrazioni, sono costrette a fare tagli indicibili e di solito chi ne paga sempre il sociale, chi ne pagano sempre gli anziani, chi paga sono poi tutti i cittadini che, vessati da altre parti, poi vengono a mancare quei servizi indispensabili. Noi invece siamo in controtendenza, perché abbiamo una grande responsabilità e un forte amore verso questi temi, e da sempre l'amministrazione ha curato questi temi come se fossero temi dell'amministrazione, della cittadinanza, di grossa responsabilità e di grande respiro. E noi ci siamo avviati in questa procedura, perché poi non dimentichiamoci che c'è stata una procedura amministrativa.